Diamo inizio alle danze, diamo inizio alle danze. Senti, allora io direi di partire proprio da questo argomento che ha triggerato entrambi, ovvero il quanto poco mangiamo di quello che potremmo mangiare e il come potremmo, insomma, guardarci un po' più in giro, e scoprire cose interessanti. Sì, è assurdo perché praticamente noi abbiamo tipo dalle 200.000 alle 300.000 specie edibili di piante e ne mangiamo tipo 200. E di queste 200, 4 occupano più del 50% di quello che mangiamo, che sono riso, frumento, patate e mais. Quindi è abbastanza assurdo se ci pensi ed è anche... Ovviamente ha tutta una serie di effetti negativi, sia o comunque non positivi, mettiamola così, sia sulla salute sia sull'ambiente, perché... Ok, in che modo? Beh, allora, principalmente, vabbè, sulla salute perché praticamente noi andiamo meno variato, diciamo, mangiamo meno nutrienti, assumiamo o comunque assumiamo sempre gli stessi e andiamo a Ok, assumerne meno certo. di altri. Poi, tra l'altro, col fatto che stiamo selezionando solo alcune cultivar all'interno delle specie, stiamo perdendo anche micronutrienti, nel senso che, per esempio, mi sembra la patata dolce, a seconda del cultivar c'è una concentrazione di beta-carotene fino a 60 volte maggiore o minore da cultivar a Ok, cultivar. certo. La stessa cosa, vabbè, ovviamente la stessa cosa succede anche con gli animali, cioè con le specie che noi selezioniamo. Ci sono razze che producono, la cui carne contiene più antiossidanti, più acidi grassi polinsaturi, eccetera. O latti, per esempio, tipi di latte che contengono più o meno lipidi di altre varietà, eccetera, a seconda della razza, della località in cui si trovano, eccetera, eccetera. E secondo te, nel senso, c'è modo, senza doversi dannare l'anima, di riuscire a variegare un po' di più la dieta, o ormai siamo entrati in una situazione tale per cui ci troveremo sempre queste 200-300 specie, e basta? Secondo me da una parte dipende da noi e dall'altra come al solito non dipende da noi, nel senso che poi alla fine lo sai che cioè noi siamo un po' vittima di quello che poi si decide di coltivare, no? Per cui io posso anche dire mi piacerebbe tanto provare questo e quell'altro, però se non viene coltivato io non ho proprio la possibilità di accedervi o di accedervi per un prezzo diciamo che sia anche per me Sì, esatto, fattibile. certo. Non so se tu sapevi che le orchidee producono dei Ok. tuberi, cioè il tubero dell'orchidea è Sì. edibile. Lo mangiavano nella Londra medievale. Ah, ma porca miseria, E ma è è un un peccato, peccato, povere povero orchidee, sono orchidee. così belle, È devo vero, è un mangiarle? peccato. Infatti, ora vabbè, ora non si fa più che per la questione estetica, è perché proprio non ha senso coltivarla perché verrebbe a costare troppo. Quindi, Ok. ovviamente, è una cosa che va presa in considerazione. Però per esempio cioè, ci sono delle cose, c'era non mi ricordo il nome latino, però si chiama Prezzemolo alessandrino, Ok. era una pianta, credo, una pianta selvatica che si consumava sia per insaporire carne, minestre, ma sì, boh, come il nostro prezzemolo alla Ok, fine. sì. Però è abbastanza amarognolo, abbastanza pungente, per cui tipo all'epoca si consumava perché non c'era altro, non c'erano i sistemi di trasporto che abbiamo oggi, non c'erano i freezer, quindi alla fine ti dovevi mangiare quello che avevi. Poi nel Certo. momento in cui ci siamo potuti viziare un po' e dire ma mi sa che uso il sedano per fare il soffritto che è un po' meglio, abbiamo abbandonato questa specie. Quindi da un certo punto di vista è vero che alcune specie le abbiamo dovute abbandonare perché economicamente, cioè le orchidee non le puoi coltivare a patate, ovviamente. Un po' perché ci siamo un po' viziatelle, abbiamo detto mi piace di più quell'altra cosa e me la faccio arrivare o comunque imparo a coltivarla a casa mia. Però dall'altra è anche vero che abbiamo proprio perso, secondo me, tant'è che in questo documento che poi ti ho detto che ti mando, dicevano una delle proposte è di imparare o reimparare in realtà a mangiare specie selvatiche.
O insomma, cercare di uscire da questo sistema delle monocolture che non solo è deleterio o può essere deleterio per noi, ed è anche poco sostenibile per l'ambiente, perché stavo leggendo che, per esempio, in India il fatto che loro coltivino tantissimo riso sta diventando un problema, perché il riso non è così resistente agli eventi climatici estremi che si stanno verificando. E quindi gli farebbe comodo avere alternative tra cui pescare? Esatto, gli farebbe molto comodo, ma anche solo tipo passare mi sembra, al miglio. Loro cosa suggerivano? Il miglio e qualcos'altro, no, non mi ricordo. Sarebbe molto più comodo per loro, perché sarebbero più resistenti queste piante, però per una serie di resistenze anche solo degli agricoltori, che hanno sempre fatto così, e dei consumatori che hanno sempre fatto così, non si riesce, o comunque non così rapidamente come si vorrebbe, a passare. Quindi, da una parte le cose vengono un po' dall'altra, da una parte sono anche, ripeto, per una questione economica, eccetera, è così, e vabbè, alcune specie ce le Sì, siamo. beh, certo, ce lo faccio, ce lo dobbiamo far andare bene. Esatto. Altre cose, molti coltivatori, soprattutto piccoli, non sono disposti a cambiare quello che hanno sempre fatto, e per altri versi siamo noi che certi cibi li consideriamo o cibi da poveri, e quindi tipo il miglio è una cosa che a me mi triggera tantissimo, perché un sacco di gente dice: il miglio è cibo per uccelli. È becchime. E in realtà forse anche, cioè, nel senso, non lo so, ci può pure stare per ridere, però in realtà si può mangiare, è buono il miglio, lo giuro. Ecco, ti faccio la sfida di provare una ricetta con il miglio. Va bene, anzi, appunto, volevo proprio chiederti cosa potevo fare, siccome sono poi all'inizio di questa esperienza di questi 30 giorni. Cioè, se c'hai appunto qualche suggerimento, qualche sfida di cose che devo provare. Quindi il miglio. Ti sfido sul miglio. Il miglio è molto versatile, sia dal punto di vista, sia dal salato che come dolce. Come salato mi ricordo che io ho imparato a mangiarlo in Germania, lo ammetto, qua in Italia prima non sapevo manco che esistesse, onestamente. Dunque, noi facevamo come salato, facevamo delle polpettine. Ora magari ti mando poi Le le ricette, proporzioni, però insomma erano delle polpettine fatte cuocendo il miglio e poi grattugiandoci sopra delle zucchine e del formaggio. Poi facciamo tutta una palletta e ci fai delle polpettine. Oppure lo facevamo sempre salato, cuocendolo, diciamo, normale, e poi mettendolo in insalata, come se fosse un po' un farro. Certo, è molto sì, piccolo, certo. però vabbè, ci può stare. Se no, come dolce, tipo porridge, quindi tipo Oh sì, certo. tu fai il miglio, mentre cucina ci metti un po' di latte, un po' di albicocche secche, lo fai cucinare, lo giri, e poi tipo ci fai una sbriciolata di nocciole, di mandorle, cose così, veramente buono. Io ho Io appena appena finito di finito di pranzare e mi pranzare mi sta sta venendo venendo fame, ecco, ti rendi questo conto potrebbe essere un essere il problema? dolcetto dopo pranzo. Ok, va Ok, va bene, bene, allora allora cercherò un cercherò un po' po' di di diversificare, diversificare, proverò, accetto accetto la la sfida sfida del dell'Emilio, miglio, accetto la accetto la sfida sfida del dell'Emilio. miglio. Allora, Allora, va vabbè, io bene, direi direi che che ci ci siamo, siamo, ho ho materiale materiale più che a più che sufficienza sufficienza da da inserire inserire sia sia nell'intervista nell'intervista che, che, appunto, appunto, valuto valuto se se fare o fare o meno meno quell'intervista a l'intervista a parte per parte, chi per chi volesse volesse guardare guardare quella quella completa, per completa, cui per cui posso posso spegnere. spegnere.